Siamo in un social caffè poetico perché stamattina con noi c'è Francesco Cosenza, giornalista e scrittore, poeta di Potenza. Si è regalato questo libro per celebrare i suoi primi 40 anni, per usare il titolo di un film. Ecco, che cosa rappresenta per te questo Polaroid 40? Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Come hai detto tu, Armando, è un regalo che ho voluto farmi per fare all'età, nel senso che si affaccia, per fermare e poi Ripartire, continuare. È stato un punto mettere un di paletto. riflessione, sì, assolutamente di riflessione, dove ho concentrato in 39 poesie prese da tre raccolte precedenti, di cui la prima che è Passaggi del 2013, che non ho neanche presentato, quindi ho aggiunto un altro regalo a questo. È Quindi una passeggiata nel tempo, hai diciamo voluto così. bloccare in È questo una passeggiata nel spazio tempo, sì. con la prefazione del collega Mimmo Mimmo San San Martino. Martino, e che così ha elogiato enormemente questo tuo lavoro, fatto diversi, un po' Sì, underground, un sì. po' pop, un po' insomma, c'è un po' di tutto perché narri di cinema, di filosofia, citi Hegel, citi appunto la letteratura. Qual è la tua formazione? Diciamo che per quanto riguarda questo libro e la produzione in generale, mi è stato detto che effettivamente è diciamo così, pop, un po' più fresca, un po' distante anche dalle forme poetiche. Che si poggiano su corde, Un po' appunto, un po' consuete. più Il poeta classiche, di sì. riferimento, infatti, qual è il tuo poeta di Ce ne riferimento? sono diversi, non, come le canzoni, non riesco a dire, come i film, non so, non, purtroppo Però c'è una ho una formazione che confusione. Sicuramente c'è una si basa su formazione diversi che si autori. basa anche su età. Ecco perché mi è piaciuto fermare quest'età, perché è un concentrato, è una somma di tutte le età Hai voluto attraversate. fermare il tuo tempo, ma perché farlo con la poesia? Perché l'unica forma che in questo momento ho, ed è l'unico, diciamo, processo di trasferimento che conosco in questo momento, non so se è fatta bene oppure no, ma non conosco altre forme per quanto concerne la narrazione appunto del sé, quindi non, in questo momento non saprei scrivere, non mi sono mai avvicinato al racconto, al romanzo, e penso sia più immediato concentrare nei versi. Sì, però diventa anche un'operazione ben più difficile nel senso della Sicuramente molto più comunicazione. intima, sicuramente molto più intima e comunque molto più densa, perché inevitabilmente il perimetro e il tessuto anche è limitato, però è l'unica cosa che con naturalezza magari faccio. Non so se bene o no, però sono a mio agio in questa, mi incastro in In questa questa forma. dimensione. Sì. Mi fermo con la pagina su Nouvelle Vague, su Godard, Sì. autori francesi, quindi ti ispira molto quel Sì, tipo mi di piace, cinema semplicemente e di mi personaggi. piace il cinema di quei personaggi che sono stati comunque esattamente come ho la presunzione di considerare questo libro personalmente come un punto di snodo, appunto partendo dai 40, personaggi anche scomodi della cultura dell'epoca, tu sai meglio di me, Godard, insomma la contestazione, Beh, è Truffaut, il 68 quello 68, che tutto la quanto. Nouvelle Vague. Ma c'è anche Truffaut, Bertolucci, una pagina a sì, con Bertolucci. all'interno anche dei passaggi di registi italiani che hanno comunque magistralmente raccontato il maggio del 68 fino all'ultimo, The Dreamers, che è del 2003, che è una bella fotografia di quel periodo lì, di quelle atmosfere lì. Io vivo di atmosfere, di Assolutamente. momenti, Deve essere così. diciamo che sono anche affascinato, devo dirti la verità, da queste figure non canoniche, non accademiche, quindi mi piacciono i fuori schema, come era Godard, appunto. E di Bertolucci, la tua poesia inizia: una lacrima sorrise proprio lì sul pavimento centrale nell'istante celebrato senza cerchio e fiato. In riferimento a quale film? The Dreamers, perché in quel momento, in quella scena forte che è stata I I sognatori. sognatori con Louis Garrel, Eva Green del 2003, è un Sul film maggio visto sul maggio francese. francese,
che è una fotografia, diciamo, una Polaroid fresca, cioè non ha dentro l'impegno, però racconta secondo me molto bene. Poi c'è anche un'affezione generazionale, perché sono attori questi, Eva Green in particolare, che è dell'80 come me, e Louis Garrel è un po' più piccolino, 83, e racconta appunto magistralmente, seppur in modo molto forte, il momento appunto Però l'idea del pavimento, Del Francesco, pavimento, evoca anche perché un po' Ultimo Tango a Parigi? sì, ma infatti ha ripreso lui e io di conseguenza questo rompere tutti gli schemi, nel senso faccio l'amore la prima volta, non lo faccio in una condizione, e nel frattempo mentre lo faccio sul pavimento di una cucina, mentre una persona sta cucinando e quindi ferma l'attimo, Sì. e nel frattempo passa la manifestazione con le bandiere. Bandiere Le rosse. bandiere rosse, quindi è tutto un tempo che passa alla finestra e tu stai vivendo il tuo tempo lì e lo fai nel modo meno canonico È l'istante e più trasgressivo. Sì, dell'intimo ed è il collettivo, appunto, in assolutamente. questa sorta di contrasto che Bertolucci ha Sì, fotografato sì. alla grande. Quindi, diciamo anche i tuoi studi nella scuola di Baricco La a scuola Torino. Holden, frequentata l'anno scorso, bellissima esperienza, è veramente una bellissima palestra, perché lì si ha la possibilità appunto di incontrare personaggi e persone con la tua stessa passione, in questa scuola che appunto si chiama Holden perché è riferimento al personaggio del Salinger, Salinger, evocato appunto evocava spesso appunto da Baricco, che sempre sarebbe stato tenuto in bocciato in tutte le considerazione. scuole, invece no, Invece lì la si scuola si insiste. chiama proprio così, Vabbè, la Giovanni. creatività appunto non ha bisogno di scuole, uno ce l'ha o come il talento oppure Sì, non ce sì, l'ha in sì, questo sì, senso. Ma c'è spazio per la poesia in questo tempo sbandato, per usare un verso di Ivano Fossati? C'è spazio? Dobbiamo cercarlo e dobbiamo fermarlo, perché penso sia un momento importante di riflessione e di distanza, cioè un distacco anche con la velocità molto spesso liquida che ci circonda, e ogni tanto c'è bisogno di uno specchio, di farsi soprattutto le domande. La poesia è politica? In Può essere anche politica, sì. che senso? Nel senso che può tratteggiare una visione e può esprimere una voce in quel senso. Si può dire, per chiudere, che se chi amministra, chi dirige le classi dirigenti ogni mattina leggessero una poesia o alcuni versi, la giornata potrebbe cambiare in meglio? Dovrebbero avvicinarsi sicuramente al concetto centrale di chiunque, che è quello della persona e dell'umano, dell'umanesimo al centro di ogni attività. Nel momento in cui si spera che possano raggiungere quello, se dovessero raggiungere quello, abbiamo vinto, nel senso, sappiamo che una persona che esce di casa sa che cosa, sa come toccare determinate cose, è già un grandissimo passo. Quindi per fermare il pensiero liquido, per usare il Sì, titolo di una assolutamente. tua Per mettere poesia. la persona al centro e all'interno dell'universo persona, tutto quanto il contemporaneo. Hai scomodato Patti Smith come Joyce, hai scomodato John Lennon, ecco tutte figure che sono state un po' Sì, controcorrente. poi me ne sono accorto dopo in realtà, perché probabilmente sembro con la camicetta, ma sono forse un grande trasgressivo. Sono figure che mi hanno sempre affascinato. John Lennon con i Beatles è stato il primo contatto con la musica, perché ho avuto il privilegio di frequentare una scuola elementare che era un'eccellenza all'epoca, a Potenza, dove a tempo pieno ho avuto una maestra d'inglese che all'età in Ricordalo, ricordi seconda il nome? elementare, La ricordi? Sì, Silvia Paggi, diciamo i nomi, facciamo i nomi delle persone belle. e quindi traducevamo le canzoni dei Beatles per le recite già in seconda elementare. Quindi Imagine, io la conosco Da quando dall'età eri bambino. di. Sì, da lì poi c'è tutto il fascino sia della produzione ma anche del personaggio. Lennon, poi New York, dove si allaccia a un'altra colonna che è stata mio zio Gerardo, che aveva una galleria d'arte a New Che ho avuto il York. piacere di frequentare e di conoscere con il gruppo e la rivista Sì, Perimetro. infatti me la ricordo quella, anzi sto Grande cercando. esperienza. Io mi occupavo di cinema in quella rivista, appunto con Rino Cardone, critico d'arte, insomma, eravamo una bella compagnia di
di trentenni, l'altro secolo, quindi splendida esperienza, figura meravigliosa. Belle menti. È stato un bel fermento culturale, sì, Potenza sì. Insomma era molto ricco in quegli anni. Sì, questo lo so, questo lo so. I primi 80, subito dopo il terremoto, c'è stato veramente un desiderio proprio inconscio di ricostruzione ampia. Certo. Questo sì. Viva la poesia, viva il cinema. Grazie a voi.